Ciao a tutte ragazze, bentornate sul canale. Allora, in questo video vi mostrerò i miei rossetti Mulac. Allora, ho pensato di fare questo video perché tante volte quando volevo comprare, avevo intenzione di comprare rossetti agli inizi di Mulac, li guardavo sempre questi video in cui ne parlassero, eccetera, eccetera. E quindi mi sento di parlarvene, di promuoverli, perché li fanno parte sicuramente della gamma dei miei rossetti preferiti, perché ho tante colorazioni ad oggi, quindi ve ne posso mostrare un po', perché appunto vi voglio dire la mia, perché secondo me sono validissime. L'unica pecca secondo me è quella che non si possono trovare facilmente, perché praticamente non si trovano in negozi fisici ma solo online sul sito di Mulac. Quindi ho pensato di farvi questo video perché, per chi magari non conosce il marchio, perché sono bellissimi, durano tanto, sono una bella texture, perché a me ovviamente piacciono i matte, questi vellutati. Vabbè, non mi dilungo oltre, andiamo a vedere insieme i miei rossetti Mulac. Allora, il primo che vi mostro, ovviamente ho preso anche i due di mia sorella, sono tre però uno è lo stesso, quindi non ve l'ho preso. Il primo che vi mostro è praticamente il più particolare di quelli che abbiamo, è stupendo e ovviamente non piace a tutte, non è per tutte, è Hope, è un colore meraviglioso, guardate quanto è bello, tipo un verde ottaneo, è bellissimo, io lo adoro, ancora non l'ho mai indossato. E io ho detto a mia sorella sì, perché lei era indecisa, diceva non so se prenderlo, poi come lo metto, così. Invece già l'ho indossato un po' di volte, ovviamente ha avuto degli apprezzamenti come nonna, perché alcune hanno detto oddio, ma che cacchio ti sei messa sulle labbra, ma io lo stradoro, infatti ho detto prendilo assolutamente perché lo amo, ed è veramente un colore meraviglioso, è particolare e secondo me è un colore anche che dona, perché certi colori, per dirvi, sono bellissimi, mo che ne so, aspetta, ve lo dico pure che tipo di colore, per esempio, secondo me non dona molto a tipo la pelle chiara, medio chiara, il blu, questi colori azzurro blu, questi colori qui, poi dipende ovviamente dal tipo di colore, il tipo di esatto di tinta, di punta di colore che c'è dentro, eccetera. Però per esempio, per quanto sia bello, non dona tantissimo secondo me al viso. Comunque a me piace tantissimo, quindi questo, beh, ovviamente ve l'ho mostrato come primo, è uno dei più particolari. Se amate usare, sicuramente vi piacerà, e non è l'unico, ce ne sono anche tanti altri, tipo Pulp, comunque un viola molto intenso, ce ne sono anche altri molto particolari, proprio un grigio, un nero, eccetera. Il secondo che vi mostro è Chubby, numero 22. Questo è un bellissimo rosa, un rosa Barbie, un rosa candy, è veramente molto bello ed ha un effetto gesso, anche così a guardarlo, a vederlo dallo stick. Anche questo è bellissimo, però secondo me non è molto indicato, per esempio per me, in questo momento che sono bianchissima, diventerei, non lo so, un fantasma con questo rossetto. È indicato per chi magari ha un poco più di colorito, è indicato secondo me soprattutto magari da mettere con un po' di contorno più scuro sfumato, quindi un effetto ombre, non matita scura e rossetto chiaro, ombre, che quindi non sia troppo chiaro tutto sulle labbra. Comunque anche questo è un colore abbastanza particolare. Bene, in effetti mia sorella ha preso solo quelli particolari, perché ha preso questi e poi ha preso Marilyn, che io ho anch'io, quindi non l'ho preso il suo. Ok, adesso vabbè, andiamo a prendere Marilyn, visto che ve ne ho parlato. Marilyn è meraviglioso, io lo adoro, è un rosso molto molto intenso, molto vibrante sulle labbra, è veramente bellissimo, tanto tanto femminile. E poi ovviamente non vi ho detto che sia quelli di prima sia Marilyn hanno un effetto matte sulle labbra, infatti sono abbastanza difficili da stendere, ma poi davvero avrete una durata, un effetto meraviglioso sulle labbra che vi durerà tantissimo. E poi parentesi, i rossetti di Mulac, per chi non lo sapesse, sono con tutti gli ingredienti naturali, quindi figuriamoci, c'è il top, e io lo adoro, questo è uno dei miei rossi preferiti, è bellissimo secondo me. E anche qui diverse volte mi è capitato di dire no vabbè, questo rosso qua non lo prendo perché il rosso già ce l'ho, i rossi, beh, quelli poi sono uguali, invece non è vero. Io non mi ricordo, avevo il Fired Up di MAC, dicevo sì vabbè, uguale, invece assolutamente quello è più fucsia, questo è più rosso fluo arancio, bellissimo, lo adoro, uno dei miei preferiti. Poi, allora, andiamo a togliere quelli che già vi ho mostrato. Ah, vabbè, quelli che vi ho mostrato. Ok. Poi vi mostro Wonka.
Wonka si differenzia leggermente dagli altri per la texture, perché è un po' più morbida, un po' più brillante, ma non eccessivamente, cioè nel senso io chissà cosa mi aspettavo, invece no. Comunque un matte ma è leggermente più confortevole, ecco. È un color marrone intensissimo, un po' viola, non so definirvelo bene, un po' vino, no, non lo so. Vabbè, comunque è bellissimo, molto molto intenso ed è bello con quei look semplici sugli occhi, molto magari naturali, con le ciglia in risalto, oppure con colori che ci vanno un po' ad illuminare, e questo qui comunque è molto scuro e importante, è molto bello, a me è piaciuto tanto come colore e sono stata felice di averlo acquistato. Prossimo colore Waffle, è uno degli ultimi che ho acquistato, è questo bellissimo nude, e adesso ve lo mostro insieme a Moo. Aspettate, ve lo mostro insieme a Moo perché più o meno è della stessa gamma cromatica, solo che questo è Moo e questo è Waffle. Moo è più beige ed è più chiaro, questo qui va un po' più nel marroncino, è più scuretto, come se fosse una gamma cromatica dal più chiaro al più scuro, sono un po' più spento per dire. Sono bellissimi entrambi, Moo è stato il mio primo amore, lo adoro, è bellissimo, lo adoro, è un nude fantastico. Io che sono così chiara ho difficoltà a trovare dei nude che mi stiano bene, ma questo è uno di quelli, è bellissimo e fa delle labbra sensualissime. Mi piace indossarlo anche d'estate quando sono leggermente un po' più abbronzata, chi mi conosce lo sa che io non mi abbronzo, vabbè, comunque anche con un po' più di colorito, non morta cadavere come adesso, è un bellissimo colore, mi piace da impazzire. E poi vi dicevo Waffle è bellissimo anche questo, un bellissimo nude, un po' anni 90, molto confortevole sia come colore, mi sembra strano dire confortevole il colore, però sì, è confortevole perché ci fa sentire a nostro agio, è naturale, è sobrio, secondo me è un bellissimo colore jolly anche questo, stupendo. Beh ragazzi, ovviamente mi piacciono tutti, non vi aspettate che vi dica no, questo un po' di meno, ovviamente li ho presi, mi piacciono da impazzire tutti. Quindi non vi scocciate se ogni cosa dico, oh, stupendo, lo amo, per è vero. Poi vi mostro Rudolph, che anche questo è stato uno degli ultimi acquisti. Veramente bellissimo, sono stata felice di averlo acquistato, come tutti gli altri rossetti. Poi tra parentesi stavo pensando, ho pensato pure di fare questo tipo di video, perché magari uno dice, beh, i rossetti Mulac ne hanno fatti miliardi di video per sponsorizzarli, per farli vedere, per mostrarli, per far vedere gli swatch. Però ecco, questo è un video dei miei preferiti, quindi ve li faccio vedere tutti insieme, ma non per uscita, non per colori. Vi faccio vedere in generale, quindi un misto, un'insalata dei miei colori. Spero possa esservi utile, possa piacervi. Poi l'ultimo che vi mostro, anche questo è un colore particolarissimo, anche questo uno dei primi colori che ho acquistato, questo è Sorbet, io lo amo alla follia, è un arancione pastello stupendo, ovviamente come tutti gli arancioni, anche io adesso sto indossando nel particolare Portrait di Nabla, questo è uno dei miei rossetti preferiti, e anche questo è un arancione ovviamente diverso, molto più portabile, più tra virgolette nude, invece questo è protagonista al massimo ed è uno dei miei colori preferiti, appunto vi dicevo, uno dei primi che ho acquistato su Mulac. Mi piace tantissimo perché secondo me sta bene a quelle chiare come me, mi fa impazzire, lo adoro d'estate, ho fatto un servizio fotografico con questo d'estate, ho fatto anche il servizio fotografico in vasca, non so se avete visto quelle foto, quelle che abbiamo sulla pagina eccetera, con questo rossetto. Io lo amo, secondo me è bellissimo anche questo particolare. Ah, vi stavo dicendo, mi sono imbrogliata, mi sono persa come le altre volte. Ovviamente per chi ha problemi di denti gialli, così non li vuole mettere in risalto, ovviamente non ve lo consiglio perché l'arancione li mette in risalto praticamente. Però appunto se non avete di questi problemi e vi piace questo tipo di colore, secondo me è bellissimo, io non lo vedo mai, un tipo di arancione così particolare, pastelloso, e poi è bellissimo sulle labbra, tutti i rossetti sono pigmentatissimi, sono veramente vibranti, sono veramente coprentissimi, io li adoro, li ho finiti intanto ve li ho fatti vedere tutti. Niente, considerazioni, vabbè, finali, ma ve le ho dette anche durante, mentre ve li mostravo, io li adoro, sono dei rossetti fantastici.
fanno parte, secondo me, dei rossetti migliori. Ovviamente per quanto riguarda quelli che posseggo, io li amo e ad esempio amo anche quelli di Nabla, però sono totalmente diversi. Per dire, quelli di Nabla sono effetto velo, molto più sottili, facilissimi da stendere, invece questi sono molto più veramente secchi secchi secchi, però hanno una durata molto 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 elevata. Poi sono belli perché i colori sono particolarissimi ed è difficile, comunque, a meno che non andiamo in brand stranieri, anche magari molto costosi, non troviamo colori così particolari. Invece Mulac fa questi colori particolari, bellissimi. Il prezzo comunque è medio, costano intorno ai 13 euro, così, poi dipende, sono anche delle offerte 10, 12, 9, 11, insomma quei prezzi là, diciamo dai 9 ai 13 euro per dire, e quindi ha comunque un prezzo medio. E come vi dicevo, quindi sono dei colori particolari. Ah, e poi sono naturali, quindi veramente, cioè, hanno anche un ottimo indice sotto questo punto di vista. Niente, io ve l'ho detto, ho pensato di fare questo video perché adoro questi rossetti, ci tenevo a farvi vedere i miei preferiti, mi piacciono tantissimo e appunto voglio consigliarli per chi magari non li conosca. Io appunto ve li straconsiglio, anche magari quando c'è un'offerta particolare, provate a prenderne uno e poi mi direte, perché ovviamente mica li ho presi tutti insieme, ne ho presi un po' per volta. Comunque provateli se non l'avete mai fatto, perché davvero sono speciali, sono dei rossetti stupendi. Io spero che appunto il video vi sia stato utile, che vi sia piaciuto. Fatemi sapere, e fatemi sapere invece se anche voi avete qualche prodotto, qualche rossetto di Mulac, qual è il vostro preferito. Io vi mando un bacio e al prossimo video.